Se riesci a crescere degli atleti che sono bravi tecnicamente e atleticamente, sapendo sviluppare e sfruttare bene le proprie doti, ecco che la società va a risparmiare invece che doverli comprare da fuori, ce li ha in casa. E non ce ne sono tanti. Quando succede, si dice: oh, ecco il grande giocatore che arriva dal settore giovanile, lo si vede come una sorpresa. In Italia. Sappiamo bene che ad esempio in Inghilterra ce ne sono tanti che vengono dai settori giovanili. Da noi, faccio un nome, Zaniolo è una sorpresa, però le società potrebbero anche in qualche modo, investendo anche di meno, sfortunatamente non paghi un professionista, un psicologo dello sport, come un atleta, però dico investendo di meno, ma investendo più a lungo, per dire, su più ragazzi.